Signori e signori, buongiorno. Oggi andiamo a fare la parmigiana di melanzana. Cosa ci occorre? Ci occorrono delle buone melanzane. In questo caso sto utilizzando queste viola. Poi abbiamo bisogno del pomodoro fresco, del pepe, olio extravergine d'oliva, sale. Io ci metto le uova che adesso andiamo a bollire, due spicchietti d'aglio, un po' di prosciutto e una cipolla. Questi sono gli ingredienti base che andrò a mettere nella nostra ricetta e ci vediamo fra poco per il proseguimento del nostro piatto. Innanzitutto andiamo a cominciare a tagliare la nostra melanzana, togliendo le parti, le estremità e andandole a tagliare possibilmente dello stesso diametro. Ecco, in questo modo qua. Lo stesso diametro ci aiuterà quando nella cottura si cuoceranno, insomma, perfettamente. E guarda. A dopo. Eccoci qua, adesso andiamo a mettere un po' di sale nelle nostre melanzane e li facciamo scolare bene, che ci serviranno poi per la frittura. Facciamoli colare per bene. Adesso andiamo a preparare la cipolla per preparare la nostra pomodoro. Tagliamo la cipolla, tagliamo anche l'aglio. Lo mettiamo in questo modo qua e poi ci vediamo dopo. Abbiamo messo in una pentola dell'olio extravergine di oliva, andiamo a mettere dentro la cipolla con l'aglio pestato, schiacciato. Faremo per rosolare la cipolla e l'aglio e ci vediamo dopo. Bene, la cipolla. Qui dentro la pentola, adesso la cipolla è stata, cotta, abbiamo messo anche un po' di acqua nella cipolla per farla ammorbidire. Adesso mettiamo un po' di sale e un po' di pepe. Bene, così. E adesso la lasciamo cuocere, finché sarà cotta. Piano piano si cuocerà tutto e adesso andiamo a preparare le nostre melanzane. Eccoci qua. Adesso andiamo a friggere le nostre melanzane in olio di girasole per frittura. Ecco. Dimenticavo nella fretta, dando benvenuti nella mia cucina, a tavola non si vecchia mai. Diciamo che noi siamo anche su YouTube, se volete ci potete venire a conoscere. Dimenticavo la base essenziale, la mozzarella e il parmigiano reggiano, che metteremo dopo anche un po' di prosciutto. Adoro, ciao. Abbiamo tutto pronto, adesso andiamo a preparare questa melanzana, o malanzana, come la volete chiamare. Prendiamo, facciamo uno strato di pomodoro, brillo abbondandos, andiamo a mettere le nostre melanzane già fritte e facciamo un primo suolo. Qua. Sì. Un bello suolo di melanzane. Sì.
Ecco. Allora. Diamoli qua. Prendo qua. Andiamo a mettere un po' di sughetto. Una bella polverata parmigiano. Io aggiungo l'uovo, un po' di mozzarella, poi prendiamo il prosciutto, lo buttiamo così a pezzettini, voilà. E aggiungiamo ancora del pomodoro. Dentro già c'è il basilico. Bene. E poi posizioniamo ancora le melanzane. Questo qua andiamo là. Sì. Sì. Sono caldissime appena, cioè, anche se si rompono non abbiate paura, perché tanto si romperanno anche nello stomaco, diciamo, quindi facciamole rompere prima così si posizionano. Ecco fatto. Aggiungiamo un po' di basilico fresco, ancora della mozzarella, e voilà. Diamo il nostro vetto, c'è chi lo mette, c'è chi non lo mette. Questa qua è una parmigiana, diciamo, golosa, non manca niente a questa parmigiana. Poi mettiamo ancora del prosciutto. Sì. E voilà, parmigiano regano. Bene, mettiamo ultimo solo, così andiamo a completare. Sai che io non ho mai giocato a palla nella mia vita, mai, neanche a cavolo. E voilà. Meglio quello. Adesso ce lo mettiamo per Francesco, questi qua. Chiudiamo con una bella spolverata di parmigiano. Sai che io non so tenere un mazzo di carte in mano, e il nostro piatto è pronto. Lo andiamo a fornare per una bella mezz'oretta a 180 gradi e la nostra parmigiana golosa è pronta. Ciao a tutti, alla prossima video ricetta. Ciao.